purtroppo la verità. La verità che è stata risucchiata da questo macchinario. Non devono succedere queste cose. La storia di Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni, morta in una fabbrica, mamma di un bimbo di soli 5 anni, nel libro di Mirta Merlino, Donne che sfidano la tempesta, presentato anche ad Arezzo al Circolo Artistico. In sala presente la madre di Luana e il fidanzato. È stata importante e resterà per sempre importante nella mia vita. Lei sarà la forza che lei mi darà la forza per andare avanti tutti i giorni. Lei sarà sempre dentro di me, mi accompagnerà per sempre. Non l'accetterò mai che a 22 anni sia finita così. Storie di donne, famose o meno, ma tutte straordinarie. Donne che sfidano la tempesta sono quelle che, come tutti noi, sono state travolte dalla tempesta del Covid. Spesso e volentieri c'è un'onda che le ha sommerse, ha tentato di mandarle indietro anche rispetto alle grandi conquiste, ai grandi sforzi fatti negli ultimi anni, ma loro hanno continuato a combattere, hanno continuato a reagire, hanno continuato a resistere e hanno mostrato una forza e una capacità. È una capacità di cura di se stesse, dei propri figli, dei propri cari, dei propri genitori anziani, e a mio parere sono queste donne che sfidano la tempesta, quelle che possono oggi ricostruire un paese che ha molto bisogno di energia positiva.